Ciao ragazzi, benvenuti in questa quarta parte del video. Quarta, siete sicuri? Verificate. Allora, se questa è la quarta, sapete che per poter andare ad eseguire questo video dovete almeno fare le altre tre prima. Sarebbe cosa buona e giusta avere un percorso sequenziale di formazione idoneo a portare a casa un risultato. Stiamo ricostruendo il mio sito web sfruttando Gutenberg, un tanto codice che andremo ad aggiungere man mano e il mio tema free, il SSI S2. Iscrivetevi, like, solite robe. Sigla. Molto bene, allora l'altra volta eravamo arrivati a realizzare con Gutenberg i contenuti della home page che oggi voglio andare un attimino a sistemare perché c'erano un po' di problematiche. Poi verso la fine del video invece andiamo a iniziare le dinamiche per implementare l'anteprima del blog in home page, che vi faccio vedere un po' di soluzioni, dopodiché andremo in quella che preferisco, lo facciamo a codice, fine del problema, voglio dire. Allora, la home page, da questa parte qua fin qua c'eravamo e avevamo fatto, qui c'eravamo e avevamo fatto, abbiamo un primo problema, questo coso qua su, che adesso vediamo velocemente come si può risolvere. Poi abbiamo il problema di questo coso qua su, che è lo stesso problema di là. Abbiamo il testo di questo bottone, il full size qui da sistemare, che avevamo già visto. Questi qua mi sono sbagliato io, ho visto che non sono degli H2, ma dovevo fare gli H3, quindi questa qua la risolviamo semplicemente cambiando la tipologia di marcatore. E poi qua sotto dobbiamo andare a implementare l'anteprima del nostro meraviglioso blog. Allora, partiamo dall'inizio. Vediamo un po', il primo problema che abbiamo è sto cacchio qua, quindi andiamo a vedere un attimino qual è il problema, lo dobbiamo teoricamente spostare dall'altra parte. Allora, questo qui dovrebbe essere semplicemente un before. Molto bene, un before che è posizionato, che è messo giù in position da qualche parte. Allora, eccoti qua. H3, due punti before, H2, due punti before. Perché anche sull'H3 ce l'ho? Ma non me la ricordavo sta cosa. Ma veramente? Ah, nell'area di commenti l'ho messo sull'H3. Ok, come cacchio ho fatto a posizionarlo lì? Ottima domanda. Beh, in teoria dovrei solamente spostarlo dall'altra parte. Vabbè, a sto punto la cosa migliore che posso fare è andare a vedere come ho fatto di là. Semplicissimo. Tecnicamente basterà aggiungere una classe e due righe di CSS. Dov'è? Ah, cacchio, non ce l'ho di qua? Sì che ce l'ho. No, cazzarola, siccome mi rompeva le palle, non l'ho messo, l'ho tolto. Ho fatto degli H2 dove non c'è, fantastico. Tutto questo è meraviglioso, quindi l'ho usato solamente in alcuni H2. Allora, risolviamo il problema alla radice nel modo più semplice possibile. Vediamo un po' dove sei. Foglio di stile, command F, H2, due punti, before. Ne abbiamo due, andiamo a vedere. Eccoli qua, i maledetti. Ok, allora potremmo fare che lo mettiamo solamente dove c'è una classe che mi interessa. Ok, quindi gli dico H2 classe linear, facciamo linear, la chiamiamo così. Classe linear, due punti before, quindi lo metto solamente dove voglio io e salvo. Fine del problema, non dovrebbero essercene altri. No, linear. Ok, quindi mi devo ricordare che se voglio che ci sia qualcosettino lì, devo usare la classe linear all'interno della struttura. Molto bene, così abbiamo risolto il problema alla radice e non ci sta più il problema. Vado a toglierlo. Ok, vedete che adesso, ovviamente, siccome questi non si chiamano linear, il problema non c'è più. Molto molto bene, molto molto bene, ce l'abbiamo, l'ho tolto anche da qui, me l'ha tolto dalle balle anche da qui, benissimo, se lo volessi per esempio in questo qua, ok, mi basterebbe aggiungere la classe linear, lì c'era mi sembra, quindi facciamo che questo H2 qua gli diamo la classe linear e dovrebbe apparire linear, e fine del problema in questo caso. Oppi, eccolo qua, questo ce l'ha, vedete adesso, benissimo, e andiamo a modificare questi qua che invece di essere H2 in realtà nel sito originale sono degli H3 e anche questa cosa qui l'abbiamo risolta perché effettivamente il testo era un po' più grande, siccome è giusto che si dia anche un po' di gerarchia, insomma, questi elementi, vedete? Oh, adesso sì, adesso ha decisamente senso. Ok, perfetto, perfetto. E anche questa l'abbiamo risolta. Molto bene. Allora, visto che sono qua, adesso sistemiamo direttamente il maledetto pulsante qui. Allora, questo qui, perché non sei di colore bianco? Perché abbiamo un WP block button link dot visited colore FF page item A di colore blu. Ah, mi sa che sono proprio è proprio il suo originale che mi rompe le palle. Vediamo un po' da dove lo stai prendendo quel colore di merda lì. Root.
Da qui? Da questi? No. Allora, anche no. Vabbè, allora proviamo tentativo numero 1. Gli diamo una classe che forse non avevo dato. Dove sei? Vieni qua, bottonzaccio. Vieni qua, mascalzone. Eccolo qui. Allora, gli ho dato una classe. No, proviamo a dargli una classe e vediamo come si comporta. Button. Non ha preso un bel aspetto. Non ha un bel aspetto. Fai vedere. Tac. No, in realtà non è cambiato assolutamente niente. Va bene. E allora, proviamo a cercare il bottone. Facciamo punto button. Che da qualche parte sarà. E abbiamo color. Proviamo a dargli un bel important. Che tanto non si sbaglia mai, voglio dire, male che vada lo tolgo. Se do un important dovrà diventare, non gliene frega niente. Allora, WP block link visited, ma questo qua non è mio comunque stile, o sì, boh. Andiamo a vedere. Allora tu vieni qua, amico mio, cerchiamo questa classe. Allora, l'important lì non ci serve più una mazza e magari mi va a rompere le balle su altre robe, quindi facciamo così. No, non c'è niente che si chiama così. Ah, ve l'ho detto, questa qua non è una classe mia, io non sono mica tanto certo di questa roba. Vediamo qua. Eccolo qua. Vile marrano, vieni qua. Tac, tac, tac. Ok, e poi qua diventa blu quando ci passi sopra, e volendo ci può anche stare. Si vedeva? Ok. Vado qui, gli do un important di nuovo anche a questo, perché mi pare che c'era anche prima, quindi per qualche motivo ce lo devo aver messo per forza. Non ci sono possibilità. Ok, bravo Tuso, bravo ragazzo, fai così, vabbè questo qua diventava bianco con lo sfondo blu, ma insomma sono due righe di CSS, chi se ne frega, almeno mi sembra che era così, no? Sì, sì, vabbè, è un attimo, beh dai, facciamolo, vaffanculo. Allora, allora mi rimane bianco il testo, non voglio decorazioni e qua in teoria gli vado a fare background color 30, 9F, vediamo se lo piglia anche senza l'important. E dovrei aver fatto, e ce l'abbiamo, via. No, quello è l'originale. Ci credo che funziona. Mamma che giornata, ragazzi, ho dormito un cazzo stanotte, ve lo dico, sono stanco morto. Bene, adesso dobbiamo tirare via sta roba qua, che era dipesa dal quel div full fluid che avevo messo, che voglio andare subito a vedere, quindi vediamo un po'. Beh, lasciamo qua il foglio di stile, andiamo sul front page, che però richiamava il template parts main, se non ricordo male, e c'era sto fluid qua, voglio vedere in che stati è quel fluid. Allora, punto fluid, secondo me è un 96, eccolo qui, 96%, ne abbiamo uno solo, e quindi punto fluid o ti tolgo, che tanto non mi servi, oppure ti dico che non devi avere niente e ci metti a meno. Via, tac. E opalala, e ce l'abbiamo fatta anche qua. Boom, perfetto ragazzi, avete visto, con un po' di buona volontà abbiamo sistemato tutto e adesso la nostra struttura è no, mi ha fottuto i bottoni. Molto bene, effetto collaterale, molto bene. Allora, come possiamo fare? Dunque, mi ha fottuto anche sti bottoni qua, quindi questo qua lo devo fare per i fatti suoi. Mi ha fottuto anche gli altri, sì, me li ha fregati tutti, perché c'è il bianco e c'è sto effetto qua, io invece volevo quell'altro. Quindi devo sistemare, lo facciamo. Torniamo sul WP block button che c'era prima, ok, e andiamo a vedere un attimino come dare il problema solamente a quello. Allora, va bene, allora tu via, torna come eri prima, quindi tu torni a essere color e torni a essere, mi sembra che era importante anche questo, non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra proprio di sì, maledetto. Allora, ok, tu qui invece eri un, non mi ricordo più, 222, che mi stava anche bene, quindi 222, e tornate come eravate prima. Bravi, bravi, Tosi. Ok, perfetto. Quindi rimani tu, che sei uno scazzapalle, e quindi di conseguenza andiamo a vedere dove ti trovi e perché. Vediamo un po'. Sei un marcatore A con block button, vabbè. E ti trovi, no, gli aggiungo una classe. Allora, se io aggiungo la classe, me la aggiunge di sicuro non nel marcatore A, ma la aggiunge qui come ha fatto già qua. Quindi io potrei chiamare questo cover button, perché si trova il bottone della cover, ok? Quindi gli vado a dire non button, ma cover button, pertanto visto che la classe button non gli faceva assolutamente niente, gli faceva solletico. E io vado poi di qua e dico guarda che
il maledetto che si chiama, che è dentro cover button, quindi quello che è dentro cover button, disgraziato, che ha la classe WP block button link, ok, il colore non me lo puoi fare nero, ma me lo fai bianco. Mannaggia a te, vediamo un po' se è vero. Allora io torno di qua, la classe gliel'ho aggiornata, sì, benissimo, torniamo di qua, vediamo, tac, e tu sei bianco e hai risolto il problema, e questi qua invece rimangono esattamente come sono. Bravo stronzetto, ok, niente male. E poi qua andiamo a prendere il cover button a questo punto e gli diciamo: ehi minchione, tu che sei in over, quando fai così, che mi fai anche girare le palle, invece di fare colà, fai un background color 39F o 3399FF. Molto bene, e se io ti ricarico, siccome sei un bravo ragazzo, mi risolverai il problema velocemente, perché non ho voglia di perdere altro tempo su questa cosa. Molto bene, bravissimo. Ok, ottimo, 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 e a posto. E qua ci siamo, bravi, bravi, bravi. Bravo Balsina, hai risolto tutto. Ok, perfetto, ce l'abbiamo ragazzi. Allora, anche in questo caso il foglio di stile è stato fondamentale, l'inspector di Chrome è stato fondamentale, e avere le idee abbastanza chiare è stato altrettanto fondamentale per mettere a posto velocemente delle dinamiche che potevano romperci le palle. Quindi fin qui siamo esattamente perfetti per come volevo che fosse. Ergo, avete notato che da quando mi hanno tolto il dente c'ho un difetto di pronuncia molto accentuato sulla R? Mi dà un fastidio sta roba che non avete idea. Ok, qui cosa abbiamo? Abbiamo questo affar qua che è uguale a quello sopra, quindi, e poi abbiamo il blog vari ed eventuali del mondo del web. Ah, che bello, adesso vi faccio vedere come ho fatto questo. Allora, partiamo da di qua, andiamo di qua. Allora, io mi prendo tutto sto pezzo qua, me lo vado a duplicare, me lo sposto sotto, me ne faccio un pezzo anche sotto, dopo tutto l'ambaradan qui, proprio lo porto alla fine fine, ok, vai alla fine fine, madonna, dov'è la fine fine? Ok, qua, e faccio aggiorna, così abbiamo una ripetizione coerente anche degli elementi, e poi devo solamente andare a modificare l'immagine e i contenuti. Hai visto il mio canale YouTube, vecchio? C'è una figata, guarda che c'è quello lì che fa dei video, mamma mia, tanta roba. Allora, qua, contattami per un preventivo senza impegno, cambio due righe, sono su quello giusto, sì. Contattami per un preventivo senza impegno, perché non l'ho copiato invece di scrivere? Vabbè, contattami per un... contattami per un preventivo senza impegno, senza impegno, che così poi ve lo metto in conto dopo, spacciandolo sotto un altro nome. No dai, sto scherzando, preventivo è senza impegno, non tirare, non tirarti merda da solo. Allora, ah, ragazzi, quelli che mi rimproverano perché dico troppe parolacce, mettete via, io sono così, mi disegnano così, e se non sono me stesso non ha alcun senso che io faccia questa cosa dove non guadagno assolutamente niente. Ok, allora, cosa dovevo fare? Ah, l'anteprima del blog. Allora, la prima cosa che faccio però è andare a crearmi degli articoli che non ho. Vabbè, allora, creiamo gli articoli dopo. Adesso voglio andare a settare questa parte. Vedete che c'è dello spaziettino, no? Allora, come l'ho giocato io questo bastardo? Gli ho detto... sono andato qua sotto, gli ho creato un po' di spaziatura come al solito, quindi andiamo a mettere una settantina di pixel, tipo... Ok, adesso vado a ragionare, potrei utilizzare, vediamo un po' cosa ho fatto di qua, vediamo, qui devo aver usato quasi sicuramente un blocco colonne, ok, con misure diverse, con stili diversi, sì, ok, allora vediamo un po' come le posso riprodurre sta roba, vado qui e scelgo le colonne, ok, prendo le colonne, non ne scelgo una di queste perché non mi interessa e faccio salta. Ok, perfetto. Allora, adesso vado a settarmi le colonne qua, le metto a larghezza piena e gli dico che ne voglio tre. Bene, poi quando torno di qua dovrei poter da qualche parte andare a definire la larghezza delle colonne. Perché non me lo fa fare? Ah, ci picchia. Ma vuoi vedere che mi sto perdendo un passaggio? Aspetta un attimo che lo ricreiamo, ragazzi, perché mi sono perso un passaggio. Allora, vado di qua. Vado a prendere le colonne, gli dico che non le voglio così, e gli vado a dire impostazione della colonna, cosa gli vado a dire? Che le colonne devono essere 22%. Ok, ma come faccio a scegliere 3 e dargli la misura? Allora, impostazioni della colonna, io non l'ho visto impostazione della colonna dall'altra parte,
Baggone, 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 Gutenberg. Abbiamo buggato qualcosa. Vabbè, dai, facciamo così. Allora, no, ferma tutto. Dove sei? Vieni qui. Allora, due colonne. Se io li metto tre, ma io non le vedo più le impostazioni delle colonne. Dove sono le impostazioni delle colonne? Che non le vedo più. Vedete che mi è scomparsa? Ah, che storia. Vabbè, facciamo altre colonne, dai. Però devo capire qual è il problema. Comunque, detto questo, noi abbiamo un titolo. Dove vado a prendere il blog, vari ed eventuali del mondo del web, e ce lo caccio qua in mezzo. Ok, e gli vado a dare la classe linear di prima, linear, che magari non la scrivo in maiuscolo, tipo la classe linear, che così abbiamo il testo qua sotto, vediamo un po', eccolo qui, e avendo dato la classe linear, cioè perché c'è questo spazio qua? Che cosa molto divertente, nonché stranissima. Perché mi hai messo quello spazio? Ah, perché c'è uno spazio, pirla. Sono andato a capo io. Ok, non ho messo un altro? No, ok, perfetto. E ragazzi, vedete che qua vengono fuori un po' di robettine di questa versione di Gutenberg, che qualche pezzettino per strada lo stiamo perdendo, eh? Non so se avete notato, ma qualcosina mi rompe un po' le palle. Allora, andiamo a prendere questa, la mettiamo qua sotto e facciamo un bel P, che possiamo anche incollare direttamente perché il P lo prende di suo. E dovremmo avere questa parte di struttura che andrebbe comunque allargata, però devo cercare di capire perché. Ok, ottimo, 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 ottimo. Allora, detto questo, vi faccio vedere velocemente, poi la prossima settimana ci facciamo il codice sopra, perché non voglio utilizzare il dannato. Adesso qui dovrei andare fuori dalle colonne, che comunque mi sta bene così, però fino a un certo punto. No, allora, queste colonne qua intanto gli devo dare il content. Però potrei anche farne a meno, dai. Allora, vediamo poi sul mobile come risponde. Facciamo un altro spaziettino vuoto qua, gli do una quarantina di pixel qui come spazio vuoto. Benissimo. E qua dobbiamo andare a creare. Qua teoricamente dovremmo andare a creare un gruppo e richiamarci i widget, quelli per andare a gestire l'anteprima degli articoli. Che se io vado qua sotto nella sezione dei widget, troverò sicuramente, vedete, articoli recenti. Io adesso lo caccio lì, giusto per farvi vedere. Ho un solo articolo, me lo caccia dentro. Io non voglio usare questo, non mi piace usare questo per un motivo molto semplice. Vedete? Il ciao mondo, che io vorrei fosse un H2 o un H3, loro me lo mettono con una UL dentro una LI o un marcatore A. Non mi piace assolutamente come soluzione. Non è neanche SEO utile alla causa, per quanto mi riguarda, quindi questa cosa, questo blocco qua, bocciato assolutamente. Dopodiché potrei fare, utilizzare, sfruttare invece Atomics Blocks, che adesso si chiama Genesis Blocks, mi sembra, che invece lo fa come voglio io, però obiettivamente per stare lì a fare un'anteprima e buttare su un plugin per un cacchio di anteprima che ci metto 3 secondi a codice, francamente preferisco farlo a codice. Perciò ci fermiamo qua. La prossima settimana vado ad aggiungere un po' di articoli, magari utilizzo Faker Press o qualcos'altro, ok? E poi andiamo a vedere come si crea un loop custom per richiamare l'anteprima degli articoli qua dentro, sfruttando delle cose del codice che c'è già dentro il tema Sensei e in altre pagine dove ho utilizzato questa soluzione. Quindi mi basterà fare un semplice copia e incolla e aggiustare un po' la grafica. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Noi ci vediamo alla prossima. See you next time!